Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. In questa domenica la liturgia ambrosiana ci presenta l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Non finisce mai di stupirci questa presentazione del Messia che entra nella città, che entra in Sion, perché è un Vangelo che noi istintivamente leghiamo alla Settimana Santa, alle ultime ore di vita di Gesù. In realtà è bello che venga presentato questo episodio della vita di Gesù a quasi icona dell'ingresso di Dio nella storia, quindi icona dell'avvento. Proviamo ad ascoltare il Vangelo, a vedere che cosa può suggerire alla nostra vita. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il Monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli, parola del Signore, lode a te, o Cristo. Il nostro Signore e Maestro vuole entrare nella nostra città, vuole entrare nella nostra storia, ma non entra con la spada in mano, non entra a cavallo di una potente bestia da guerra, ma entra come re di pace su un piccolo animale da soma, su un piccolo asino. Questo è ciò che noi dobbiamo pensare. Il nostro Dio entra nella nostra vita con discrezione. E se ci accorgiamo che Lui c'è, che Lui sta entrando, non possiamo che essere coinvolti e contagiati dalla gioia, dal grido Osanna, dal grido benedetto colui che viene. Forse noi abbiamo bisogno di riscoprire nell'avvento la gioia di chi sta accogliendo la risposta a tutti i bisogni, a tutte le necessità dell'umanità. Che questa domenica sia una domenica che ci prepari alla bellezza di Dio che entra nella storia. Buona domenica a tutti voi, carissimi.